Ma del maestro che cosa dovrebbe sapere o imparare, visto che è sottosegretario della giustizia? Allora, la questione è la seguente, la spiego facendo un esempio eccentrico per un attimo. Immaginatevi che un magistrato in un ufficio di procura riceva una relazione riservata dalla polizia penitenziaria e prenda questa relazione riservata dalla polizia penitenziaria e la racconti al suo compagno di appartamento oppure con un amico con il quale si va a prendere il caffè o scegliete voi chi. E questo suo amico ne parla pubblicamente, non dico in Parlamento, ma dove gli pare. Immaginiamoci che queste cose non piacciono all'attuale governo. Credete che gradirebbero o che troverebbero penalmente irrilevante il comportamento del magistrato che tira fuori dal fascicolo un atto riservato? Beh, il comportamento del sottosegretario è esattamente lo stesso e francamente io rimango esterrefatto di fronte allo stupore per il rinvio a giudizio, come rimango esterrefatto per l'uso, nel migliore dei casi leggero, di alcune espressioni che andrebbero utilizzate invece con cautela. Sento, ho perché sentito... appunto Donzelli, collega sì, no, di ma Fratelli Donzelli d'Italia, diciamo, di non Del mi interessa Masco. Neanche. Diciamo, che cosa è stato? Ho sentito grave? Un appartenente di rilievo al partito di maggioranza che ha detto che il rinvio a giudizio è stato irrituale perché il PM aveva chiesto il proscioglimento. Allora, l'ha detto il sottosegretario, nonché uomo forte, Fazzolari, no? No, l'ha detto anche il capogruppo alla Camera. Ah, e Fotti, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Ecco, sì, sì, allora Fotti. Io credo che quando si ricoprono certi incarichi di massima importanza e responsabilità, bisognerebbe fare, come si dice, buon governo della lingua italiana. Il rituale, se si parla di procedura penale, significa qualche cosa che non è prevista dalla legge, qualcosa che è fuori dal rito, cioè dalla procedura penale. Ma la procedura penale italiana, come è giusto che sia, prevede che il GIP e il GUP possano non essere d'accordo col PM, proprio per evitare ciò che molto spesso la destra ha rimproverato ai magistrati, e cioè che il GUP o il GIP si appiattiscano sul PM. È perfettamente normale che il GIP o il GUP non condivida un'opinione del PM e decida diversamente, a volte per assolvere, a volte per rinviare a giudizio. La procura aveva chiesto l'archiviazione e non una volta ma due, dicendo sostanzialmente che i famosi atti che lui avrebbe insomma spifferato a Donzelli o ad altri sul caso Cospito in realtà non erano atti segreti, coperti da segreto. Questo era già stato stabilito. Dice caro figlio di no. No, mi spiace. No, mi spiace, ma dovrebbe informarsi meglio. La procura ha detto una cosa diversa. Quando vuole spiego. Quando vuole le spiego tecnicamente. Ti spieghi subito così poi... No, ma la procura ha detto una cosa diversa, ha detto che gli atti erano segreti, ma Del Masto non ne era consapevole, che è una cosa, devo dire francamente, piuttosto bizzarra. Forse pure peggio. Brunella Bolloli. No, dicevamo appunto che in questo caso poi è molto grave, nel senso c'è stata un'imputazione coatta e per ben due volte appunto la procura insomma aveva chiesto per due volte l'archiviazione Del Masto, dopodiché lui ha detto che rifarebbe tutto di quello che ha fatto, perché appunto la questione degli atti probabilmente lui pensava fossero riservati ma non segreti. Questa è stata un ministro della Repubblica che evoca complotti di magistrati fa una cosa che, quale che ne sia la spiegazione, è grave, perché se è un'azione di ingenuità e di inadeguatezza, io mi preoccupo moltissimo del fatto che proprio questo ministro governi le forze armate. Mi stupisco peraltro, perché normalmente il ministro Crosetto aveva dato prova di equilibrio, un comportamento, diciamo, contenuti che io non condividevo, ma manifestati come sarebbe giusto manifestarli in maniera equilibrata. Quindi o ha fatto una cosa per goffaggine e inadeguatezza, questo è grave, o ha detto una cosa perfettamente consapevole di quello che stava dicendo. Ma se era consapevole di quello che stava dicendo, dovrebbe sapere, qualcuno ha cercato di dirlo, che si tratta di affermazioni eversive, perché o è vero che c'è un complotto, quando diciamo complotto intendiamo una decisione collettiva di fare cose illegali, certo. Allora vai in procura, questa volta devo dire Conte aveva ragione, vai in procura e specifica. Se invece il riferimento è a una discussione svolta in un'assemblea pubblica, perché di quello si tratta, in cui sostanzialmente si diceva dobbiamo fare i magistrati facendo rispettare la Costituzione anche quando le norme vanno contro la Costituzione, questo significa esattamente dobbiamo fare i magistrati secondo
violando la Costituzione. Da quello che diceva Carofiglio, insomma, mi sembra di capire che lui dice sostanzialmente, un ex magistrato, insomma, che in realtà i giudici non devono essere imparziali, nel senso che comunque devono avere le loro idee politiche. Detto esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Guardi, cioè, mi dispiace molto. Lasciamo finire Bolloli. Quello che viene rimproverato magari, o comunque quello che viene osservato ad esempio, è che alcuni magistrati, appunto, visto che è citata la Costituzione, la terzietà, l'imparzialità, e poi abbiamo i casi invece ad esempio di una giudice apostolico che insomma va a fare una manifestazione contro di fatto un ministro del centrodestra, all'epoca era Salvini, stiamo parlando del 2018, del caso dei migranti, e guarda caso poi quando questa situazione viene fuori, Magistratura Democratica, che è la corrente di sinistra della magistratura, la difende, dice che ha fatto bene. Magari avrebbero dovuto dire, beh, effettivamente un magistrato che va a manifestare contro il governo non è che esattamente rappresenta... Ottimo, fantastico, ma esiste solo l'apostolico in Italia di magistrato? Citate sempre l'apostolico, un'altra almeno, una seconda. Apostolico. Allora, io credo che davvero adesso faccia parlare a me per piacere, che mi ha messo in bocca una cosa esattamente contraria a quello che ha detto e non è un modo corretto di praticare il dissenso e il dibattito. Lei ha detto che io avrei detto che i magistrati non devono essere imparziali. Allora i casi sono due. Non mi interrompa. Io ho detto esattamente il contrario. Ecco, appunto. Esattamente. Accetto le sue scuse. Perché io ho detto esattamente il contrario. Ho detto che è sano che un magistrato, quale che sia il suo orientamento politico, sia consapevole di quell'orientamento politico, proprio per evitare che in maniera occulta quell'orientamento politico possa interferire con l'imparzialità, che è il valore fondamentale per qualsiasi magistrato. Lei non pensa che i magistrati alle elezioni vadano a votare? Vanno a votare, alcuni votano a destra, altri al centro, altri a sinistra. Devono essere consapevoli delle loro convinzioni politiche per evitare che quelle convinzioni politiche interferiscano con la loro azione di magistrati. Per quanto riguarda il caso... Aspetti. Per quanto riguarda il caso apostolico, bisogna distinguere i due piani. Posso tranquillamente convenire sul fatto che non è una buona idea per un magistrato partecipare a manifestazioni di protesta contro il governo. È una cosa che si può fare, non è vietata, ma io personalmente evitavo di fare cose di questo tipo e lo sconsiglierei a miei ex colleghi che pensassero di fare una cosa del genere. Questa è una cosa. L'altra è il contenuto del provvedimento, che è un provvedimento che è stato adottato da questa giudice, è stato adottato esattamente negli stessi termini da molti altri giudici, che mi risulta il governo non stia più neanche impugnando. E quindi quello dell'apostolico, il governo ha fatto ricorso e vedremo cosa verrà fuori.